ciò è più per il nostro pubblico di YouTube che non per i presenti, che faccio una piccola introduzione a chi oggi ci parlerà, perché di introduzioni probabilmente non c'è alcun bisogno. Innanzitutto, di cosa si tratta questo nostro incontro? È un incontro che è dedicato a quattro enormi parole chiave, categorie storiografiche, vale a dire genere, razza, nazione e classe. Oggi ovviamente parleremo di razza. E che la Sisco vuole appunto dedicare a un confronto ad amplissimo raggio e a una riflessione ad amplissimo raggio sul significato di queste categorie oggi. Ci ho detto, sappiamo benissimo che la domanda di riflettere su queste nelle 25 minuti che saranno assegnati al nostro relatore e al quarto d'ora circa che viene assegnata agli Scassant è una domanda in sé difficile se non impossibile, e perciò lasciamo pienissima libertà al relatore di scegliere il proprio approccio e soprattutto di raccontarci, diciamo, la sua esperienza a partire dal proprio percorso e dalla propria, insomma, dal proprio lavoro. Due parole velocissime per introdurre Paolo e Valeria. Paolo lo conosciamo tutti come uno storico dei consumi e che, se non sbaglio, recentemente ha cominciato a occuparsi di razza, tanto che ma ci dirà poi lui, tanto che scriverà per il futuro lessico di storia culturale che uscirà per la terza, curerà proprio la voce dedicata a razza. Valeria invece, Valeria De Plano, è l'Università di Cagliari, si occupa di studi postcoloniali, si è occupata dell'esperienza coloniale italiana e dell'influenza dell'esperienza coloniale italiana in età repubblicana. Detto ciò, do subito, senza por tempo in mezzo, la parola a Paolo, ringraziandolo, così come ringrazio Valeria, di volersi essere unito a noi. Grazie a voi dell'invito. Come hai detto correttamente, Federico, era anche un po' singolare, insomma, che venissi chiamato ad affrontare questo tipo di questione, diciamo, che tuttavia appunto ho accolto con piacere l'invito perché mi consente proprio di, così, mi ha consentito di riflettere un attimo. Insomma, su questo. Partirei dal difficile perimetro proprio del concetto stesso, no? Che mi sembra una delle questioni, insomma, aperte sulle quali vale la pena di interrogarsi, perché c'è proprio un problema di definizione del termine razza barra razzismo, no? Le due cose hanno evidentemente una connessione, ma come vedremo, in realtà, non una connessione esclusiva, diciamo. Si tratta di concetti che definiscono delle relazioni mutevoli e che nel tempo cambiano, e da questo punto di vista credo che proprio il sapere storico possa dare dei contributi molto interessanti in generale alla questione, al tema della razza, che, come sapete, ha anche un suo campo, insomma, quasi disciplinare, direi, in altri paesi, quello dei race studies, appunto, dove tuttavia la storia, insomma, non ha avuto parte, diciamo, principale, quantomeno finora. I terreni, diciamo, che si possono e si devono indagare sono, diciamo, mi sembrano due ambiti, possiamo dividere. Uno è quello proprio delle strutture culturali, cioè strutture culturali poi declinate anche in molto variegati, insomma, dai pregiudizi popolari alle teorie scientifiche sulla natura, sulla storia, sulla cultura e via dicendo. L'altro è il terreno delle pratiche di discriminazione, appunto, la segregazione, l'esclusione, e quindi pratiche che sono pratiche sociali, istituzionali, politiche e via dicendo. Entrambe queste dimensioni sono importanti, appunto, quelle delle strutture culturali che forniscono e producono spesso, no, appunto, delle precomprensioni e
e delle classificazioni in termini di razza e dall'altro appunto l'esercizio, no, delle pratiche di discriminazione. E tuttavia, appunto, come dicevo anche in premessa, non necessariamente ci deve essere una teoria delle razze perché vi sia razzismo. Oggigiorno viviamo in una società nel quale ci sono forme diffuse appunto di razzismo, tuttavia raramente queste poggiano su una teoria della razza o fanno un esplicito riferimento ad una teoria razziale o di gerarchia razziale. E non direi che questo è un risultato, è evidente che quello che dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo l'esperienza del fascismo, del nazismo, è chiaro che c'è stato, diciamo, uno spostamento, insomma, linguistico, lessicale, che ha messo, diciamo, cercato di sterilizzare appunto il termine. Tuttavia, non troverei corretto pensare ad una, diciamo così, fase che è quella del positivismo, insomma, quella che è stata anche più studiata, di fine Ottocento e fino alla prima metà del Novecento, insomma, Seconda Guerra Mondiale, nella quale appunto il razzismo era incardinato in una teoria appunto scientifica della razza, una concezione dell'umanità come appunto classificabile in razze distinte. In realtà anche tra 8 e 900 spesso appunto il razzismo si fonda su altri presupposti. Anche lo stesso razzismo coloniale, proprio quello di fine Ottocento, inizio Novecento, che pur poteva appunto poggiare, diciamo, c'erano, diciamo, dei supporti scientifici, diciamo così, alla classificazione razziale, ma spesso fondava i propri discorsi, le proprie pratiche, le proprie istituzioni su argomenti di altro tipo, la necessità di educare, di civilizzare, di moralizzare, cioè di rendere rispettabili coloro che non lo erano perché erano incivili e senza per questo dover necessariamente fare appello o riferirsi ad una razza appunto biologicamente definita. C'è la mutevolezza, quindi c'è a seconda dei contesti che sono storici, temporali, anche geografici, come vedremo tra poco, perché questo è uno dei punti sui quali secondo me si sta muovendo con maggiore interesse anche la ricerca storica. Pensiamo ai cinesi e ai giapponesi, sono state dentro e fuori le razze dominanti a seconda dei contesti, dei punti di vista, dei periodi storici e via dicendo. E la stessa linea del colore è una linea che non sempre appunto è in grado di definire compiutamente lo status razziale, no? Pensiamo ai bimbi meticci. Colore della pelle è analogo e alcuni diventano europei perché i padri li riconoscono, altri rimangono africani perché i padri non li riconoscono. Quindi più che il colore della pelle, diciamo, il potere sociale del padre di bianco europeo che decide poi di fatto anche giuridicamente la collocazione razziale. Quindi le matrici, diciamo, della razzializzazione sono molteplici e la razza di fatto è stata definita in molti modi, appunto, sicuramente appunto c'è una storia, diciamo così, delle scienze naturali, della biologia, della genetica, ma la storia della cultura altrettante costituisce, no, già nell'Ottocento, anche prima che poi si affermi, diciamo, una dottrina delle razze di carattere biologico, ha dato fondamento delle classificazioni razziali. Oppure pensiamo alle teorie sull'ambiente, quelle geografiche, cioè su come l'ambiente dopo determini, diciamo, determinate caratteristiche. Ecco allora che la pigmentazione della pelle, i tratti somatici che costituiscono il fondamento biologico del razzismo ottocentesco non vanno mai disgiunti appunto dal giudizio morale, da quello sullo stato di civiltà, dalla condanna dei costumi, insomma da una serie di elementi culturali, psicologici che poi
costituiscono le molteplici matrici, appunto, della razzializzazione. La produzione storiografica sul tema è crescente, molto ampia, appunto, come diceva anche Federico, non ci provo neanche a fare, perché poi è anche molto descrittivo, forse posso usare meglio il tempo, a fare una, diciamo così, una rassegna, no? In realtà, a tutto tondo, direi, il tema non ha una lunga tradizione, tranne in due ambiti, diciamo, che è quello della storia dell'antisemitismo, anche in questo caso appunto con delle relazioni non sempre ben definite con la storia del razzismo, e la storia americana, evidentemente, o l'atlantica, diciamo. Tuttavia, quello che per me appunto è utile del concetto non è tanto appunto il fatto che costituisca un oggetto, no, di ricerca, ma che fornisca degli strumenti di metodo. Ecco, vorrei soffermarmi soprattutto su questo, anche perché altrimenti non sarebbe molto, cioè non si capirebbe neanche bene appunto perché sono qui, nel senso che non mi sono mai, adesso sì, farò questa piccola cosa come diceva Federico, ma non ho mai affrontato appunto il tema. Al contempo l'ho sempre utilizzato per altri tipi di ricerche, no? I campi di lavoro sui quali sto lavorando, anzi, vorrei lavorare forse a breve, spero di avere più tempo per farlo, cioè la storia dei consumi, come veniva ricordato, la storia del comunismo internazionale, sono entrambi i campi nei quali il concetto di razza e la questione della razza e del razzismo è indispensabile. Non è uno strumento, diciamo, insieme ad altri che appunto va utilizzato per mettere in luce aspetti che altrimenti sfuggono appunto dei processi storici. E ecco, sulla questione del metodo vorrei introdurre anche un'altra categoria, quella di intersezionalità, no? In generale direi c'è una forte matrice politica alla base dell'interesse storiografico per la razza e più in generale dei race studies. E questo, diciamo, non è che sia diciamo una cosa strana o che vizia in qualche modo, diciamo così, la qualità scientifica dei lavori, anche perché è successo spesso, no? Se noi guardiamo la storiografia della seconda metà del Novecento, abbiamo tutta una fase, insomma, tra gli anni 60 e 70, nei quali alcuni soggetti storici, soggettività storiche discriminate, oppresse, e penso soprattutto appunto in prima alla storia delle classi subalterne, il movimento operaio, vi dicendo, no? Una storiografia marxista ha valorizzato, analizzato il ruolo delle masse lavoratrici, diciamo così, nella storia, a partire da un'agenda politica ha rinnovato la storiografia, evidentemente. E se poi ci spostiamo all'argomento di cui avete parlato la volta scorsa, storia di delle donne che poi diventa una storia di genere e che parte da una critica anche della storiografia marxista, perché appunto questa nella sua prima, diciamo, fase non riconosce, diciamo, alcune strutture di potere che hanno un carattere sessuato, che spacca anche la stratificazione, diciamo così, della società suddivisa in classi. E se veniamo al termine di oggi, vediamo come anche in questo caso vi sia un'istanza politica che mette in discussione le due categorie che ho appena citato, no? E da qui poi esce anche questo concetto dell'intersezionalità, no? È di nuovo da una doppia critica del marxismo e di una storia di genere che non riconosceva anche la frattura della razza al proprio interno, che nasce appunto una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista appunto sulla diciamo la storia dei processi storici generali. Torno a ribadire il fatto che non stiamo parlando di una nicchia, ma di come si guarda appunto
alla storia. E poi si aprono una serie, insomma, col fiorire del cultural studies a fine secolo, appunto, una serie di nuovi punti di vista, appunto, che guardano alle fonti di oppressione, discriminazione in base all'orientamento sessuale, all'aspetto fisico, alle disabilità, alle religioni, via dicendo. Ecco, il rischio di tutta questa moltiplicazione è una dissoluzione poi dell'oggetto, no? Cioè si rischia, frammentando appunto questi punti di vista, di perdere poi la capacità di interpretazione, diciamo così, più in profondità dei processi storici. Ecco, il concetto di intersezionalità, che nasce appunto non a caso nell'ambito appunto del femminismo nero, in particolare gli studi legali, poi cerca proprio di ricomporre, diciamo, o meglio di riportare, diciamo, queste differenze nello studio della soggettività, appunto, cioè mostrare come questa sia costituita, insomma, da forze diverse che strutturano la società, che strutturano il pensiero e che non sono poi derivative, no? Cioè l'idea, ad esempio, che l'oppressione razziale sia una delle forme dello sfruttamento capitalistico. Si può discutere, per carità, su questa tesi, ma il punto qui invece è che vi sono appunto, cioè che tutte queste forze, tutte queste differenze hanno un almeno certo grado di autonomia, pur essendo coimplicate, appunto, da qui il termine appunto intersezionalità. Senza dimenticare, direi, però aggiungerei anche il punto di partenza di tutto ciò, nel senso che l'idea che all'inizio dell'Ottocento il padrone di una fabbrica di Manchester fosse omologo al suo operaio in quanto entrambi bianchi e maschi, non mi convince, appunto, nel senso che, di nuovo, anche le fratture sociali possono e devono essere ricomprese in questo campo di forze molteplici, no? A questo sistema plurale di relazioni di potere e relazioni di sapere, appunto, che l'indagine storica poi in realtà ha il compito di indagare rispetto a congiunture specifiche, no? Cioè, noi poi andiamo alla ricerca di analisi e di studio di processi che hanno una loro singolarità. Quindi è molto utile che ci siano questi approcci e questi stimoli dal punto di vista concettuale, teorico, contribuiscono a chiarire dal punto di vista delle nostre, il modo in cui usiamo il metodo storico e di dare maggiore consapevolezza. Al contempo, poi, appunto, il valore aggiunto della storia è quello proprio di andare poi a indagare strutture specifiche, contesti appunto specifici. Da questo punto di vista, se vogliamo, c'è un oggettivo anche elemento di frizione fra l'indagine storica e invece alcune almeno declinazioni dei race studies che invece insistono polemicamente su una rappresentazione di tipo binario, diciamo così, delle opposizioni razziali, quasi geometricamente appunto oppositivo, che se ha una sua comprensibile, diciamo, ragione dal punto di vista della politica nella lotta contro il razzismo, rischia poi in realtà di diventare anche pericoloso dal punto di vista invece scientifico, perché quella dottrina, diciamo così, delle razze biologiche, no? che poi con gli sviluppi dell'antropologia fisica, insomma, viene via via abbandonato, rischia di rientrare appunto indirettamente nei termini appunto di rappresentazioni metastoriche, diciamo così, di tipo binario. Occorre invece guardare come la razza viene costruita, appunto, quali sono gli attori che la costruiscono, in che modi, come cambia nel tempo, come cambiano le parole, appunto, che poi designano determinate classificazioni del genere umano.
Un ulteriore aspetto che direi va rimarcato è che quando parliamo di razzismo ci poniamo su un terreno appunto di egemonia fondamentalmente. Credo che il termine gramsciano qua possa essere utile. È vero, è un termine che viene spesso criticato perché si dice non ha una chiara concettualizzazione, è vero, però aiuta secondo me a mettere poi in relazione dei fenomeni, no? E l'egemonia certamente è esercizio, no? Di potere pervasivo anche, no? Qui tutto il tema poi della, diciamo, cooperazione degli assoggettati al loro assoggettamento, cioè il fatto di introiettare, no? Per chi è oppresso da discriminazione razziale lo stereotipo, il pregiudizio che chi lo opprime usa. Ed è un tema che è chiarissimo a tutto il pensiero antirazzista, da Durkheim a Fanon, diciamo, proprio ai classici del pensiero antirazzista della prima metà del Novecento. Ma al contempo questo esercizio appunto del potere incontra sempre anche la sua contro narrazione, contro egemonia, è sempre un po' appunto un confronto tra forze diverse, sia sul piano appunto storico-culturale delle rappresentazioni o all'inizio del secolo anche proprio della stessa teoria delle razze, no? Pensiamo ad esempio al pezzo di strada che William Du Bois fa insieme a Franz Boas, appunto, un antropologo tedesco trapiantato negli Stati Uniti e il leader del movimento appunto emancipazionista americano, proprio nel, diciamo, spostare il tema delle razze, del fondamento biologico su un piano più, diciamo così, culturale, no? Come esempio di questo tipo di contestazioni. Ma non è soltanto il terreno culturale, cioè anche delle pratiche sociali sono trasgressive, diciamo così, e contestatrici in maniera più o meno consapevole di un determinato ordine razziale. Pensiamo ai matrimoni misti, no? In molti contesti, no? È una scelta di vita di due persone che si vogliono bene, ma in questo modo spesso attraverso la loro pratica entrano in collisione con dei dispositivi che regolano appunto i rapporti appunto tra gruppi umani diversi. Ecco, nella scheda che ci avete appunto, gli organizzatori ci hanno inviato, appunto si chiedeva, cosa che non ho fatto appunto, anche un po' una rassegna, diciamo così, della storiografia. Io, ecco, sul che cosa poi sia arrivato in questi ultimi 10-20 anni nella storiografia italiana, e come questo abbia contribuito poi a rivisitare alcuni snodi appunto della storia italiana, enuncerei solo alcuni filoni, no? Poi sicuramente Valeria può tornare con maggiore competenza su questo. Comincerei la questione meridionale come questione razziale, no? Questo è un tema che si è posto negli ultimi 20 anni, con particolare, diciamo, attenzione al periodo del populismo e alle espressioni in termini di cultura politica dell'epoca del positivismo, sia di destra che di sinistra, per capirci, insomma, sia socialiste che conservatrici, no? E che tuttavia poi non si è fermato quel periodo, ma attraverso appunto una rivisitazione di quel periodo poi ha diciamo accompagnato anche altre l'analisi, lo studio di altre fasi della storia del nostro paese, insomma, penso agli anni del boom economico, delle migrazioni interne, insomma, di come poi determinate strutture del razzismo antimeridionale persistano e di come vi sia poi una connessione fra questo il razzismo e
più in generale, diciamo, alla frattura fra Europa settentrionale, Europa meridionale, Europa settentrionale ed Europa mediterranea, che è presente non solo appunto in Italia, ma in molte altre culture, tradizioni culturali europee. Un secondo filone è sicuramente quello della storia del colonialismo italiano e della sua legacy poi anche dell'Italia postcoloniale, cioè indagare le radici culturali, le forme appunto visuali, come l'industria culturale ha contribuito, fino anche appunto alla cultura commerciale, citavamo i consumi prima, insomma, ha aiutato a far comparire poi i colonizzati come soggetto appunto della storia italiana, sia appunto nel rapporto che si è instaurato nel teatro coloniale, sia poi per l'eredità postcoloniale che questo ha nella seguito appunto della storia italiana. Un terzo filone è quello più anche consolidato, se vogliamo, del rapporto tra antisemitismo e razzismo, in particolare per gli studi sul ventennio fascista e sulla poi persistente marginalizzazione, non riconoscimento appunto delle radici profonde del razzismo antiebraico, e anche in questo caso poi con una evidente poi collocazione del caso italiano in un contesto europeo più ampio. E un ultimo filone che citerei, quello della storia della scienza. Anche questo ha avuto, grazie a bravi colleghi, insomma, che hanno rivisitato appunto la storia della genetica, dell'eugenetica, dell'antropologia, insomma, e che sicuramente hanno dato un contributo a questo tipo di studi nel nostro paese. Vi anticipavo prima non ci trovo neppure appunto a dare invece una rassegna della storiografia a livello internazionale. Però direi che nelle letture, insomma, che ho fatto di recente, una cosa che mi ha colpito è una sorta, scusate, uso il termine, io non vi preoccupate, non è l'ennesimo turn, ma un global turn nello studio della razza, del razzismo. Cioè, comincio a leggere anche lavori appunto di colleghi di altri paesi, insomma, che studiano altri contesti, ho trovato molti stimoli anche rispetto proprio a quel tentativo molto approssimativo, diciamo, di concettualizzazione che ho fatto all'inizio. In particolare, e vedo che tra il pubblico ci sono insigni studiosi di storia della Russia, quindi mi perdoneranno per le semplificazioni che vado adesso a fare, ma quello che ho letto appunto sulla storia della Russia mi ha molto stimolato, diciamo, anche perché sono contributi relativamente recenti che si sono anche dovuti confrontare con un paradigma storiografico, paradigma troppo forte, insomma, con delle tesi storiografiche che sostenevano appunto che la razza nella storia russa avrebbe giocato un ruolo più marginale rispetto alla storia dei paesi dell'Occidente, diciamo, coloniale, o cioè dei grandi imperi coloniali o degli Stati Uniti. A partire da alcuni elementi che effettivamente potrebbero confortare una lettura di questo tipo, no? Cioè il fatto che non ci siano state classificazioni razziali di Stato come in altri paesi, e come anche il termine stesso mi risulta, ma vi diranno poi meglio i colleghi che spero vorranno portare il loro contributo, viene tradotto dal francese negli anni 40 dell'Ottocento. Nel mondo sovietico poi
il termine chiave è quello di nazione, no? Che insieme al termine classe è proprio la base, diciamo, dell'orizzonte cognitivo delle scienze sociali sovietiche, anche del progetto politico bolscevico. Se vogliamo, ci sono ulteriori, diciamo, elementi che possono spingere appunto a vedere le cose in questi termini. Da un lato, appunto, l'ostentazione di race blindness del regime sovietico e da una percezione anche del periodo precedente di una frattura con la popolazione, con i neri, la popolazione africana meno radicale di quella che si verifica in Occidente. No? Si porta spesso l'esempio del bisnonno eritreo di Pushkin, che poi non era neanche eritreo in realtà, pare, ma insomma veniva da quello che oggi è il Camerun. E bisnonno, appunto, di cui Pushkin non solo non si vergognava, ma appunto che conosceva con qualche, insomma, orgoglio. Ecco, questo, diciamo, questi elementi un po' che confusamente vi ho esposto lasciano invece il campo ad una ricerche recenti che invece vedono nella combinazione di alcune parole chiave, appunto. Tribù, etnia, nazione e razza a un certo punto, no? Ci sono altrettante, appunto, parole che definiscono questi vari modi di classificare, diciamo, le popolazioni anche all'interno dell'impero e che sono talvolta anche un po' intercambiabili, diciamo, e che tuttavia talvolta hanno anche, appunto, alcune declinazioni, alcuni fondamenti di carattere biologico, no? Tanto da comunque profilare una classificazione, no? Una qualche struttura ontologica di queste classificazioni dei popoli, no? Sebbene forse il termine in sé rimanga, appunto, non così centrale, ma invece quelli di, appunto, etnicità, nazione, sono, poi anche sull'uso dei termini mi piacerebbe confrontarmi con i colleghi che hanno maggiore competenza della lingua russa rispetto alla mia, che è assolutamente limitata. E ecco, questo tipo di combinazioni ha elaborato, appunto, poi dei dispositivi, no, di razzializzazione, che magari non erano, appunto, fondati su una teoria della razza, ma alla fine erano operativi, appunto, no? Che soprattutto poi nel binomio, appunto, tra nazione e razza era particolarmente forte. E questo, per carità, poi insomma, pensiamo anche agli studi di Alberto sul nazionalismo, sulla nazione, non è che non ci sia, appunto, anche in questo filone, diciamo, di studio, di storiografia sul nazionalismo in Europa occidentale, ma lì mi sembrava, appunto, da questi studi che ponesse, appunto, in modo molto chiaro la questione da cui eravamo partiti, no? Cioè il razzismo senza razze o senza teorie razziali, no? E con invece delle politiche delle nazionalità, pensiamo alle politiche di nazionalità sovietiche verso gli zingari, verso l'Asia centrale, insomma, che producono poi in realtà degli effetti di razzializzazione. Ai regionalisti siberiani, appunto, che ragionano, appunto, in termini di distinzione razziale. E un ultimo riferimento alla questione, appunto, della Russia, sul tema della whiteness, no? Perché questo è un altro aspetto interessante. Il tema del whiteness come linea del colore che struttura relazioni razziali in tutto il globo, no? È una questione che negli Stati Uniti comincia anche già, appunto, nel corso dell'Ottocento al proprio interno, ma che poi diventa
tra gli ultimi anni dell'Ottocento, prima del Novecento, una questione globale, sia in termini di definizione così di una geopolitica attraverso le razze, sia anche in termini proprio di soggettività, di costruzione del sé, dell'essere bianchi o non bianchi a quel punto. Quindi anche il tema della razza qua diventa il tema del colore, diciamo, essenzialmente. Ecco, come ho letto con interesse lo studio di una nostra collega coreana che mostrava come la Russia sia appunto una matrice, no, di questa costruzione di una linea del colore verso gli asiatici, appunto, e in particolare lei si riferisce al caso della Corea, e come tuttavia dopo il conflitto del 1905, ecco, la Russia perda un po' delle proprie credenziali rispetto all'avamposto, no, della whiteness verso l'Asia, e come poi il tema della whiteness si sposti decisamente dall'altra parte del Pacifico e la matrice distintiva si radichi essenzialmente sugli Stati Uniti. Ecco, è davvero uno spunto quello che vi offro, e anche con scarsa competenza, ma poi anche dalla lettura invece di alcuni contributi su come la dottrina europea delle razze elaborata durante il positivismo entra in Giappone, scienziali in Giappone, in Cina, e di come poi contribuisca a ridefinire altre modalità invece di classificazione, no, delle popolazioni, trovo che lo sguardo, diciamo così, per non parlare dell'America Latina, nella quale appunto spesso poi si rovesciano proprio completamente i paradigmi rispetto alla multirazzialità, no, che viene a un certo punto usata invece come strumento di legittimazione degli stati e via dicendo. Ma non voglio aggiungere troppo, vorrei semplicemente ritornare al punto che è quello che vi dicevo all'inizio, e cioè che nel momento in cui ci si sposta dai filoni più consolidati, no, sul studio della razza, gli studi sull'antisemitismo e quelli sugli Stati Uniti, insomma sul mondo atlantico, è e allora si vede appunto la complessità e la molteplicità di questi dispositivi, che pur poi costruiscono appunto rapporti di potere, matrici di discriminazione, di oppressione, di segregazione e via dicendo. Arrivo all'ultimo punto, e anche molto rapidamente, perché un'ultima questione sulla quale eravamo sollecitati riguarda la dimensione, diciamo così, pubblica, no? Se questo tipo di studi, che tipo di impatto ha sia nelle nostre discipline, nel nostro dibattito scientifico, storiografico, sia una dimensione pubblica più ampia. Ho già detto che sono studi che hanno una forte matrice politica, un forte impulso appunto politico. Questo è stato evidente ed è partito molto prima, direi, nei paesi dell'ex Commonwealth britannico, in Inghilterra, negli Stati Uniti, ma pian piano poi è diventata questione generale che si pone appunto un po' dappertutto. Io appunto anche su questo vorrei sollecitare poi Valeria, ma per il fatto anche che vi dicevo prima, cioè non essendomi mai, cioè se io avessi scritto una storia del razzismo, no, è chiaro che a quel punto, cosa che non ho fatto, non sono intenzione di fare, è chiaro che a quel punto l'attenzione mediatica sarebbe immediata, scusate il bisticcio di parole, e quindi con tutta una serie poi anche di conseguenze sul piano, diciamo così, della dimensione pubblica della storia. Avendolo invece in realtà la questione data soprattutto su un piano metodologico, no? Per studiare altri fenomeni. Sì, chi magari legge le cose lo riconosce, ma non ha questa visibilità. Diciamo che sono meno esposto da questo punto di vista.
non sono neanche mai andato in un circolo di Forza Nuova a parlare di razza e razzismo, dove evidentemente lì avrei avuto anche un altro tipo di feedback e di confronto, no? E sollecitavo anche Valeria, perché lei fa anche parte di un'associazione che appunto è impegnata sia di studiosi, appunto, lo studio della razza, ma che ha anche poi un esplicito programma, diciamo, dal punto di vista pubblico. Quello che posso portare come esperienza personale è il fatto che ne parlo spesso nei miei corsi dall'università, che riscontro sempre una grande attenzione e interesse da parte degli studenti. Peraltro, insegnando in un corso internazionale nel quale ci sono studenti di tutti i continenti, è evidente che la questione, poi anche queste sollecitazioni rispetto a punti di vista così che magari all'inizio un po' mi sorprendevano, perché appunto non avevo mai visto le cose, è frequente che si presentino nelle discussioni che ci sono con gli studenti, senza, devo dire, che si siano mai determinate situazioni, diciamo così, di particolare conflitto che non fosse appunto un confronto di idee, di prospettive, di ricerca, no? Un ultimo punto per quel che riguarda appunto la connessione fra questo tipo di studi e poi invece l'impegno pubblico e politico contro il razzismo. È evidente che è anche studiare con determinati presupposti questo tipo di fenomeni dà un contributo. Sono piuttosto scettico e pessimista sul fatto e sull'idea che attraverso la decostruzione del discorso razzista o razziale, del quale si dimostrano le inconsistenze, insomma, si destituisce di fondamento i suoi argomenti, poi si generi un superamento del razzismo. Purtroppo temo che non basti e che non sia sufficiente. Spero di essere stato nei tempi, Federico. Stato perfettamente nei tempi, e devo dire, a una nostra domanda decisamente difficile, una risposta magistrale e gravida di spunti, di riflessione e di dibattito. Davvero grazie mille. Dico intanto per il nostro pubblico che ovviamente ci sarà alla fine dell'intervento di Valeria, ci sarà spazio per il dibattito e per domande o interventi. Basterà che mi facciate sapere attraverso la chat che avete intenzione di intervenire e io vi darò la parola. Come dicevo, grazie mille, grazie Valeria, che adesso discute quanto ci ha appena detto Paolo Capuzzo. Grazie Federico. Grazie a Paolo Capuzzo. Allora, sì, siccome io avevo sentito Paolo circa una settimana fa, ma in realtà questa è la prima volta che sento tutto il suo ragionamento, insomma, con tutte le questioni che ha messo sul campo, vi chiedo scusi in anticipo se non sarà un intervento strutturato. Cerco di dare un po' il senso a una serie di sollecitazioni che mi sono venute, però appunto non in maniera organizzata, dalla relazione che ho appena sentito. Una relazione che tra l'altro ha già ha avuto come punto di partenza una questione su cui io sono molto d'accordo, cioè il fatto che da un punto di vista di storici, quindi della ricerca storica, la questione di razza e razzismo sia particolarmente interessante non come punto finale di un ragionamento, ma come strumento per rispondere a delle domande che non sono domande nuove per la ricerca storica. Però prima di arrivarci, secondo me, per il mio discorso è utile un attimo tornare sulla questione delle definizioni, da cui anche Paolo Capuzzo è partito, sul rapporto tra razza e razzismo. Allora, partendo dal presupposto che ogni volta che io dirò gli studi storici sulla razza, ovviamente intendo non gli studi storici sulla razza come un oggetto esistente, quindi come una unità
biologicamente riconosciuta e omogenea attorno a cui si struttura il genere umano, ma come un concetto che funziona a prescindere dalla sua verità, non verità scientifica, e che partendo da una serie di marcatori di differenza che sono molteplici, anche questo l'ha detto Paolo Capuzzo, ma secondo me è qui la chiave per poter provare a ragionare in senso ampio, come ci è richiesto dal comitato scientifico, che ringrazio peraltro, volevo farlo all'inizio, rispetto a questo tema. Ecco, questi marcatori di differenza che sono molteplici e mutevoli, che sono il colore della pelle, che sono l'appartenenza religiosa alla religione ebraica, più storicamente alla religione musulmana, se noi vogliamo ragionare ponendoci coi piedi in Europa e guardando a tempi più vicini a noi, l'appartenenza o la provenienza geografica, insieme a tutti quegli altri elementi che sono stati già citati, che fanno l'intersezionalità. Ecco, considerare la razza come un concetto che, a partire da questi marcatori, struttura rapporti di potere e pratiche di esclusione, ci fa capire perché possiamo ragionare di razza all'interno degli studi storici, perché stiamo ragionando su come si strutturano le società in base a dei rapporti di potere, che è veramente un tema molto classico e per niente rivoluzionario per gli studi storici, e poi perché possiamo ragionare di razzismi, che appunto ormai è uso declinare al plurale, perché anche le modalità, le pratiche e le logiche di esclusione sono molteplici, spesso coesistono, spesso hanno diverse intensità, a seconda del contesto, del momento, e mutano anche molto velocemente. E qui rispondo un po' alla questione che Paolo Capuzzo ha sollevato sulla linea del colore. Certamente la linea del colore in sé non definisce uno status razziale definito, che può essere valido sempre e ovunque, che questo status, proprio ce lo dice la teoria dell'intersezionalità, che dice che sia le identità non si strutturano su un solo elemento, ma si strutturano attorno a elementi che si sovrappongono, e così anche le pratiche di esclusione. La questione non è che lo status del padre è più importante del colore della pelle di un bambino italo-africano, ad esempio. Più che altro, prima di tutto, cambia il contesto e il momento, perché ci sono momenti in cui lo status del padre conta e momenti in cui lo status del padre non conta, come è successo, scusate, dalla storia italiana nel corso della Seconda Guerra Mondiale sino al 1947. Ma poi ci sono appunto dei contesti in cui lo status del padre può non contare, la ricchezza, il genere, di nuovo, stabiliscono la posizione che quella persona con quel colore della pelle può avere all'interno della società. Quindi, ritornando all'inizio, è da questo punto di vista che la razza, intesa come l'ho definita prima, e le pratiche di esclusione che a esse sono legate, quindi i razzismi, diventano un oggetto della storia. E io credo che, prendendolo in questo modo, molto del discorso sul razzismo, che rimane un discorso complesso, però diciamo può diventare un oggetto su quale riflettere. Ritengo anche, sono anche su questo d'accordo con Paolo Capuzzo, che una delle caratteristiche della storia, lui ha detto, l'indagine storica ha il compito di indagare strutture specifiche, ed è questo anche il motivo per cui la razza diventa uno strumento per ragionare storicamente. Molto spesso il terreno però di ragionamento è effettivamente un terreno limitato. Noi stiamo usando, sia Paolo Capuzzo che io, ma anche la sollecitazione del comitato scientifico, ragionava in termini nazionali, cioè come funziona la razza negli studi storici sull'Italia, negli studi storici sulla Russia, sugli Stati Uniti, sulla Gran Bretagna o sulla Francia. Ecco, io ritengo che
posto che appunto certi ragionamenti sono molto utili se fatti in maniera comparativa, questo sia un punto da tenere fermo anche per non anticipo un po' quello che è l'ultimo punto delle questioni che ci avete sottoposto, cioè il fatto di qual è il rapporto tra storici e movimenti sociali, opinioni pubbliche, insomma come il lavoro dello storico viene influenzato o comunque spinto verso una direzione precisa da qualcosa che viene dall'esterno della comunità scientifica. Ecco, io credo che questo sia un po' un punto da tenere fermo senza... perché ci consente come storici di cercare di prendere quello che di buono le teorie ci offrono, e adesso ci arrivo anche se molto è stato detto, e contemporaneamente non farsi schiacciare dalla teoria, non far ricadere l'indagine, non costringere le fonti e quello che le fonti dicono dentro una teoria preconfezionata. Un altro concetto che sono su cui sono d'accordo con Paolo Capuzzo, che è molto importante, è quello del razzismo senza razza, posto che nel momento in cui noi non consideriamo la razza solo qualcosa di biologicamente qualcosa di enunciato e legato a un elemento biologico, già questo problema l'abbiamo in parte superato. E nell'Italia post 45, che è sicuramente il terreno di ricerca su cui mi muovo con più agio, questa questione si pone, ma si supera nel momento in cui sì, l'Italia post 45, l'Italia repubblicana non ha più leggi razziste, non ha più le leggi antisemite, non ha più le leggi che discriminano gli africani delle colonie, non ha più leggi antislave che negano questa esistenza e che teorizzano un'inferiorità delle popolazioni slave. Però, e quindi l'Italia non ha più razzismo, se noi consideriamo appunto la razza, come stanno facendo molte studiose e molti studiosi, anche nostri colleghi, anche storici, se noi superiamo questa definizione, allora diventa più facile ragionare sul fatto se quei marcatori di differenza che ho citato prima continuano a strutturare il potere. Quindi non c'è razza in teoria, ma noi possiamo dire, proprio usando un ragionamento tipico e classico della nostra disciplina, possiamo ragionare tranquillamente sul razzismo. E ritengo che questo sia effettivamente, per quanto riguarda gli studi storici italiani, l'approccio più recente e forse più innovativo, che viene diciamo, alla fine di di tutta una serie di stravolgimenti o di passi avanti, se vogliamo usare un'espressione più neutra, degli studi sul razzismo e razzismo applicati, riferiti all'Italia contemporanea. Sappiamo bene che gli studi sull'Italia contemporanea sono partiti dagli studi sul partito, comunque avevano come nucleo centrale gli studi sull'antisemitismo, soprattutto sulla legislazione antisemita del 38, soprattutto letti dalla, sto tornando molto indietro, soprattutto letti dalla prospettiva di De Felice, quindi l'antisemitismo come un frutto di una subalternità del fascismo al nazismo, e soprattutto come qualcosa di calato dall'alto che non coinvolge la nazione italiana. Rispetto a quel tipo di studi, i passi avanti dagli anni 80 in poi, con un'accelerazione negli anni 2000, sono stati molti. Si è tornati indietro nel tempo, si è ragionato ovviamente sull'Ottocento, sulle teorie razziste, ma anche su come un'idea razza come elemento che entra nella discussione sulla costruzione dell'idea di nazione in Italia, grazie all'apporto di discipline che non sono le discipline
discipline storiche, ma sono appunto gli studi culturali, l'antropologia, la filosofia. Credo che Tian Balibar sia tecnicamente un filosofo, il primo che ha scritto razza, nazione e classe. Con questi strumenti si è guardato in modo diverso appunto a la performatività dell'idea di razza nello strutturare i rapporti di potere e la società italiana durante il fascismo, appunto con riferimento a quel punto a razzismi che sono altri, che si aggiungono a quello antisemita, e poi c'è tutto il lavoro di sradicamento del discorso sul bravo italiano che interessava sia gli studi sull'antisemitismo che quelli sul razzismo coloniale, quindi uno sguardo che cambia la prospettiva, che guarda dal basso, che guarda alle pratiche, ma anche in questo caso anche alle culture, vede come il razzismo sia una questione che riguarda la formazione degli italiani. E poi si è arrivati a questo, appunto, al razzismo senza razza, l'Italia post 45. Per la quale appunto la questione deve essere posta in maniera diversa, appunto perché è più difficile studiare la razza laddove non è enunciata esplicitamente, ma che diventa fondamentale. Sono molto d'accordo col fatto che ormai sia per noi difficile ragionare sull'Italia del boom senza considerare il razzismo antimeridionale, che è stato un elemento strutturale di quel paese che si è trasformato negli anni 60. Così, allo stesso modo, è difficile parlare dell'Italia degli anni. Ho visto che c'è Michele Colucci che ascolta, adesso la porterò molto vicino, degli anni 80 e 90, l'Italia che conosce la visibilità delle migrazioni che iniziano prima, ma diventano inequivocabilmente visibili negli anni 80 e 90, senza porsi la questione che in quell'Italia le persone che provengono da diverse parti, soprattutto le migrazioni extraeuropee, ma non solo, perché sappiamo benissimo che tra i primi discorsi sulla possibilità che ci fosse razzismo in Italia, le sollecitazioni sono arrivate dall'arrivo degli albanesi in Italia. Comunque anche lì non porsi questa questione di come la razza, l'idea di razza strutturi i rapporti di potere all'interno della società italiana contemporanea ci farebbe perdere un pezzo importante della comprensione della società, che è l'obiettivo e del mutare della società, che appunto è l'obiettivo della storia. Cosa voglio dire con questo? Mi sa che sto prendendo già troppo tempo. Sto dicendo che in questa accezione, come strumento che ci consente di capire quali sono le linee attorno a cui si struttura il potere all'interno della società, la razza ci aiuta a rispondere a una domanda molto classica della storiografia, e ci aiuta a rispondere a un'altra domanda, anche questo l'ho accennato verso la fine, Paolo Capuzzo, che è quella di interrogarsi su chi siano i soggetti della storia e su quale sia la storia stessa. È qui che secondo me c'è anche la storiografia e gli studi che utilizzano la categoria di razza e ne guardano gli effetti, possono essere considerati più scivolosi, ma contemporaneamente potenzialmente possono portare a un passo in avanti rispetto agli studi sulla. Io penso all'Italia contemporanea, ma in realtà questo si è verificato anche per altri paesi. Mi viene in mente, ad esempio, il testo di Gilles Lepori, credo che si legga, tradotto in Italia, uscito nel 2018, tradotto in Italia con queste verità, che racconta una storia degli Stati Uniti non scandita dagli eventi militari, ma che tiene
in considerazione anche il formarsi degli Stati Uniti in relazione alla, alla possibilità di agire e di non agire dalle donne e, delle, e degli afroamericani. Questo cambia completamente la storia, quindi la domanda non sono solo i rapporti di potere, sono chi sono i soggetti della storia, a quel punto il punto finale è quale storia. Chiaramente, secondo me, visto che una delle domande del comitato scientifico riguardava le difficoltà, chiaramente prima di tutto se si vuole fare una storia, si vuole tenere in conto il ruolo dell'esclusione e della discriminazione nello strutturare le società contemporanee, nel modo con cui sono andate strutturandosi le società contemporanee, difficilmente possiamo avere una prospettiva che sia soltanto quella della storia politica tradizionale o che sia soltanto dall'alto, perché semplicemente l'alto è già il frutto di quella esclusione e di quella discriminazione. Quindi sicuramente le fonti della storia politica, io utilizzo quasi solo, per il momento ho utilizzato quasi solo fonti, diciamo, tradizionali, istituzionali, ministeriali. Però per fare una storia per cercare di includere nella storia nuovi soggetti, anche questa non è una novità negli studi storici contemporanei, anzi ne abbiamo avuto varie di queste inclusioni che miravano anche a spostare un po' il fuoco della storia generale. Comunque dobbiamo utilizzare altre fonti che ormai non sono più nuove, le fonti orali non sono più nuove, ma anche le fonti culturali, l'analisi del discorso, non sono più strumenti nuovi neanche per la storiografia italiana. Quindi io credo che un po' le difficoltà nel fare storia siano quelle di porsi in una maniera aperta a suggestioni, teorie, strumenti che vengono da altre discipline, per cui applicarli, però secondo me è una questione che riguarda noi come studiosi e studiosi di storia. La difficoltà a comunicare, chiudo con queste due cose su cui sono stata sollecitata direttamente. Io ho avuto difficoltà a comunicare non tanto con un pubblico di colleghe e colleghi, direi, non so se un caso, semplicemente perché effettivamente forse non si tratta di una cosa così rivoluzionaria come è stata altrove raccontata. Ho trovato più difficoltà in contesti con un pubblico vario, la cosiddetta società civile, quando ovviamente raccontare una storia del genere che mette in discussione, mette al centro altri soggetti che sono stati oggetto di discriminazione. Raccontare una società che si racconta come una società democratica e però dire che in questa democrazia non tutti sono uguali e le possibilità di vita e di parola dipendono da vari elementi, tra cui appunto il colore della pelle, l'appartenenza religiosa, la provenienza geografica. A volte è stato preso con difficoltà e a me è capitato studiando la questione della partecipazione delle persone comuni al colonialismo italiano e nel restituire queste storie fatte anche con fonti private, la difficoltà del pubblico a accettare l'idea che un proprio padre potesse essere stato parte di un contesto razzista. E anche più in generale la difficoltà a accettare che una Repubblica italiana nata sull'antifascismo appunto portasse dentro di sé comunque delle dinamiche che confliggono con quello che l'antifascismo, con l'idea di mondo che l'antifascismo sostiene. Contemporaneamente però io ho avuto anche delle reazioni opposte. Quando è uscita una recensione di un mio libro che ha un capitolo sugli Italo-Eritrei, sulla loro possibilità di ottenere la cittadinanza e sulle difficoltà che hanno avuto nel contesto repubblicano, la recensione del libro è uscita su un quotidiano a tiratura nazionale, io ho ricevuto, a parte diverse mail di nostalgici del colonialismo, anche delle mail di persone italo-eritree,
cittadinanza italiana o non di cittadinanza italiana, quindi persone che seguendo certi percorsi erano riuscite e altre no, che mi ringraziavano perché avevano trovato la loro storia all'interno di una riflessione sulla storia italiana. Quindi anche qui, non lo so, ovviamente tutto molto impressionistico perché si sta parlando di esperienze personali, come ci è stato richiesto, però ritengo che non è necessariamente difficile e non c'è effettivamente, a seconda delle persone che è davanti, la società è semplicemente più complessa. E quindi se davanti ho persone che si ritrovano pienamente, si trovano, si riconoscono nella, nell'Italia democratica e non hanno subito in prima persona nessun tipo di discriminazione, hanno forse più difficoltà a accettare o a non contestare certe riflessioni, e invece se mi trovo di fronte a persone che fanno parte di un altro segmento di una società complessa, forse non sto dicendo loro niente di nuovo, semplicemente c'è da parte loro la soddisfazione di non sentirsi parte di un'altra storia ma parte di quella storia. Ultima cosa è sulla su questa questione, sulla sollecitazione a riflettere sul nostro rapporto con la società. Sono d'accordo che, l'ho già detto prima, la società, dalla società vengono degli, degli input, vengono delle pressioni per scardinare i rapporti di potere che noi stiamo studiando, di cui io sto parlando in questo momento, e molto spesso ritengo che anche questo sia normale. Si dice che ogni storia è storia contemporanea, figuriamoci la storia contemporanea, è normale che da storici si senta spinti a capire quali sono le origini, lo sviluppo, i mutamenti di quei rapporti di potere che magari vengono messi in discussione da movimenti esterni. Movimenti esterni che poi molto spesso chiamano in causa l'Accademia stessa, che è parte di una struttura di potere considerata espressione della stessa. La sottorappresentazione nelle strutture accademiche di persone nere o persone di un'origine non extraeuropea, non europea o non nordamericana, così come la sottorappresentazione delle donne, è evidentemente frutto di dinamiche di potere attorno a cui la nostra società è strutturata. Io non trovo che da storici dovremmo sentirci spaventati dallo storicizzare quella che noi riteniamo una normalità. Un'altra cosa è invece, con questo chiudo davvero, appunto come detto prima, una volta preso atto che stiamo dentro anche noi delle strutture di potere, ne facciamo parte in maniera complessa, perché l'intersezionalità conta anche nella nostra, vale anche per noi. Io sono bianca borghese e sono donna e sarda, quindi sono molte le mie identità che vengono messe in gioco. Ciò detto, secondo me quello che ci può aiutare a tenere dritta la barra come storici non è se porci o non porci certe domande, se usare o non usare certi strumenti teorici, usare o non usare determinate fonti, ma è non farci schiacciare dalle teorie, prima di tutto, perché c'è una sovrapproduzione di teorie che devono essere messe alla prova. Noi siamo storici e le dobbiamo mettere alla prova sulle fonti. Io su questo, io credo che sia qui il discrimine, la questione che ci deve riguardare primariamente. Ho divagato, ve l'ho detto, non ero organizzata, mi scuso con Federico e con chi ascolta, e finisco qua. Non c'è assolutamente nessuna ragione di scusarsi, figuriamoci, anzi grazie per questa discussione altrettanto gravida di spunti, e è davvero un peccato che sia all'interno di questo inevitabilmente questo spazio ristretto, perché davvero meriterebbe più tempo, e speriamo che ci siano poi in futuro altre occasioni. Non intervengo direttamente io, mi piacerebbe dare subito la parola al nostro pubblico, perciò se qualcuno vuole intervenire vi prego di farmelo sapere attraverso la chat o alzando la mano con la funzione apposita di Zoom, come siete più
come siete più comodi. Non vedo però nessuno. Dunque, allora, non vedo per ora nessuno. Faccio una, diciamo, una rompo il ghiaccio io, magari. Anche io non sono per nulla un esperto. Diciamo, quello che mi sembra tornare in entrambi gli interventi è, almeno ai miei occhi, questo accento che appunto da non esperto mi ha molto intrigato sul razzismo non teorizzato, sul razzismo senza razza, come è stato molto efficacemente definito. E mi chiedo se negli ultimi forse 20 anni non ci sia un ulteriore livello di deteoricizzazione del razzismo, se così mi posso esprimere. Voglio dire che non solo c'è una mancanza di teorizzazione, ma anche c'è un'interiorizzazione della negatività del razzismo pur in presenza di atteggiamenti razzisti. E non so se è una diciamo, è una faccia della stessa medaglia di questo razzismo senza razza, o è un nuovo livello, un nuovo fenomeno, nel senso, ed è quel fenomeno che poi diceva anche c'è chi ha difficoltà ad accettare che il proprio papà fosse razzista. Questo è il motivo, cioè, questo è il punto. E perciò mi chiedo, di fronte a una società che rimane razzista, ad esempio con fenomeni, almeno perlomeno dal mio punto di vista, che con fenomeni, ad esempio, più che di aggressività, di paternalismo, come si studia un fenomeno del genere? Un fenomeno che è molto più sotterraneo, che è molto più, se vogliamo, difficile, perché in un certo modo inconsapevole, il razzismo sistemico di cui si discute molto, ad esempio, negli Stati Uniti. Chiedo scusa se è una domanda forse un po' ingenua. Vedo anche, ecco, Mario voleva intervenire. Tanto grazie, grazie a Paolo Tisa, che altro prenda la parola. Volevo fare anche un paio di domande, presumo con la stessa premessa, forse un po' ingenue. E la prima, insomma, da storici dell'età contemporanea mi chiedo e vi chiedo quanto possiamo affrancarci noi da qualsiasi riflessione nella quale centrale è il tema della razza, che è un elemento, no, in una certa misura, dico costitutivo, ma centrale della contemporaneità e della invenzione della razza. Lo dico, come dire, in quanto studioso di cose americane, in un paese in cui, vuol dire, la discussione sulla questione della razza rimane centrale, ma soprattutto tutti i meccanismi attivati per fare i conti, diciamo così, con questa eredità, con questo lascito, con questo retaggio, con questa presenza, e tutti rimangono ancorati all'elemento razziale, no? Ogni 10 anni c'è un censimento che viene fatto per tutta una serie di ragioni in cui, no, sono state poi ridefinite nel tempo, si opera sulla base di categorie che rimangono legate alla razza, no? I censiti sono chiamati a individuarsi su base razziale, a definirsi se sono bianchi o se non lo sono. È un censimento che serve per attivare dei meccanismi di discriminazione positiva con i quali si vuole superare o fare i conti, diciamo così, con la presenza, l'onda lunga e il retaggio da cui non ci si può liberare, no, del passato razziale, ma che lo fa tenendo la razza, diciamo così, come pilastro centrale. La seconda domanda legata a questo è quanto sulla storiografia pesi il caso degli Stati Uniti e tutta la storiografia statunitense. Una decina di anni fa un mio collega, Pat Ndiaye, scrisse un libro sulla condizione nera in Francia, no? La condizione noir, che scatenò un grande dibattito, perché poi sostanzialmente Pap, l'analisi storica più o meno
conteneva anche un'indicazione di politica, ed era quella di importare in Francia determinati meccanismi appunto di discriminazione positiva statunitense, però per poter fare i quali bisognava attivare quei meccanismi di censimento utilizzati negli Stati Uniti, ancora in cui centrale era l'elemento razziale, no? Che andava a scontrarsi con, no, l'universalità del concetto di cittadinanza francese, e rifiuto invece di lavorare attraverso quella categorizzazione lì. Quindi a voi che vi siete occupati del tema, e vi occupate, abbiamo discusso anche oggi, no, dentro un contesto storiografico e politico nazionale italiano, chiedo quanto tutta questa discussione, anche da noi, anche in Europa, sia condizionata dall'esempio statunitense e soprattutto dalla ricchezza della storiografia americana su questo tema. Grazie. L'ultima domanda per questo girone, per questo giro. Mi viene scritta in chat da Matteo Caponi. Matteo, la leggo io, sì. Ci scrive: mi sembra che una delle maggiori sfide per gli storici della razza che intendono muoversi in una prospettiva globale rimanga quella di maneggiare una categoria, così come un termine, che ha tutt'altro che una valenza univoca, ma assume significati diversi a seconda che si prenda a riferimento il contesto anglosassone, Stati Uniti in particolare, o l'Europa occidentale continentale. Non ritenete che il diverso campo semantico attribuito al concetto di razza, a seconda dei casi nazionali, influenzi ancora in modo determinante le letture storiografiche e soprattutto gli steccati storiografici? Matteo Caponi. Direi che per questo giro possiamo passare alla risposta, in ordine sparso. O vuoi iniziare tu, Valeria, così invertiamo un po' l'ordine? Come vuoi. Allora, partendo dalla domanda di Federico, in realtà erano due domande. La prima era sulla, come l'assunzione della negatività del razzismo si è legata anche alla questione della scomparsa della razza. L'ho segnata, poi mi sono bloccata, non so perché, quindi ne ho segnato metà. Ti rispondo su questo, poi mi sono dimenticata qualcosa, magari mi... No, è questo il punto. Sicuramente nella questione del razzismo, sì, forse la formula razzismo senza razza è incompleta, sarebbe mantenimento di dinamiche razziste senza razza e all'interno di un contesto di negazione del razzismo. Sì, è sicuramente un elemento, e secondo me anche un elemento in realtà che si lega a molte altre questioni che riguardano il farsi della Repubblica Italiana. Questo lo dico per il caso italiano, credo che valga un po' per i casi, per diversi casi, casi europei, soprattutto dell'Europa occidentale con un passato coloniale. Cioè, a un certo punto sì, gli imperi cadono, il razzismo, il nazismo è il male assoluto, e quindi tutto ciò che è connesso al razzismo diventa lontano da quelle che sono i nuovi stati che si ricostruiscono dopo la seconda guerra mondiale, dopo la fine dei processi di decolonizzazione. Ci sono anche delle teorie su questo che ragionano sul fatto che una volta non si parla di razza, si disconosce il fatto che venga utilizzata come categoria che porta delle pratiche, e addirittura non si pronuncia, qui va in senso completamente diverso dal caso statunitense, non si pronunciano quei marcatori di differenza in maniera esplicita, perché porterebbero a essere implicitamente razzisti. Cioè, io dico che sei nero, se io dico che sei nero, sto usando un marcatore di differenza, quindi sto diventando razzista.
Questo fatto, dicono diversi studi, porta di fatto al fatto che non si può riflettere sul razzismo. Cioè, se tu non puoi pronunciare il fatto che i demarcatori di differenza continuano comunque a funzionare, non puoi neanche sminarle. Questo effettivamente io lo trovo la più grossa difficoltà, sono d'accordo con quello che hai detto. È la più grossa difficoltà dello studiare queste dinamiche in contesti, nelle società contemporanee, i contesti che non riconoscono, che negano razza e razzismo, per carità, ovviamente. Tra l'altro in Italia c'è stato di recente, pochi anni fa, tutto un dibattito che partiva da questo e che partiva in realtà dalla opportunità di mantenere la parola razza all'interno della Costituzione, della Costituzione italiana, perché dire senza distinzione di razza sostanzialmente vuol dire che le razze esistono, e quindi questo porta di fatto a replicare attraverso la Costituzione una credenza nelle... è un discorso molto diverso rispetto al caso degli Stati Uniti. Per questa questione forse rilascerei la parola a Paolo Capuzzo. Rispetto alla domanda di Mario Del Pero, direi che il caso degli Stati Uniti sugli studi italiani, secondo me, a me non sembra che gli studi italiani che ragionano, soprattutto gli studi storici, ho qualche incertezza in più sugli studi culturali in senso ampio, che siano schiacciati sul contesto statunitense. Di più sicuramente i movimenti, ecco, questo sì. Io trovo che si utilizzino delle categorie per leggere le società europee che, dal mio punto di vista molto personale, che non sono utili, perché ragionano su una società che è molto diversa, in cui la razza, anche il pronunciare la parola razza ha un significato diverso, in cui appunto l'identificazione individuale, la costruzione di identità individuale passa anche per l'autoidentificazione di un marcatore di differenza come il colore della pelle, quella specifica sfumatura di colore della pelle, peraltro, o di provenienza. Non lo trovo negli studi, non lo trovo tanto negli studi italiani, per fortuna, perché appunto io l'ho detto prima, lo sostengo, dobbiamo ragionare sulla società, e la società italiana è molto, la storia del ruolo dell'idea di razza nello strutturare la società è evidentemente molto diversa in Italia, ma in Europa, anche in Gran Bretagna, anche in Francia, rispetto a come negli Stati Uniti. Per quello che chiede Matteo Caponi, io un po' si collega a questa domanda. Ho tutt'altro che una valenza io ritengo che no, secondo me sì, noi dobbiamo partire dall'assunto che ragionando di razza ci stiamo riferendo a diversi significati nei diversi contesti nazionali, però credo anche che partendo da questo presupposto, quindi essendo consci che non si può fare una trasposizione da un caso nazionale all'altro, questo non impedisca di ragionare sulla similarità delle dinamiche. Io trovo che ad esempio per gli studi italiani il confronto con altri casi nazionali sia stato molto fruttuoso, appunto a patto che non sia semplicemente una trasposizione ma una verifica. Intervengo io, Enrico? Sì, prego Paolo. Allora direi, magari prendo un po' le sollecitazioni senza rispondere poi singolarmente le domande, anche perché l'ha già fatto Valeria con gli argomenti che condivido, peraltro. Partendo dalla domanda di Capponi,
Sì, io credo che il tema sia un po' questo, che poi si raccorda anche alla questione che ha posto Mario, cioè Mario nel caso appunto dell'influenza della storiografia americana. È un problema di storiografie e anche poi di fonti storiche, nel senso che io credo che un nuovo confine, insomma, per muovere avanti, diciamo, la storiografia sia proprio quello di cercare di capire quali sono state le parole che sono state usate, quindi anche delle ricerche anche credo potrebbero essere molto utili anche sulle traduzioni dei termini, insomma, capire come venivano distinte, come venivano istituite le differenze, no? Perché il timore altrimenti è che si ricada in una storia del razzismo che va alla ricerca della storia delle idee, no? della razza, e ovviamente dove l'epoca politica è quella centrale, perché si sono elaborate diverse dottrine. È vero che in quella fase c'è anche una coina scientifica internazionale, appunto, nelle scienze sociali positivistiche sviluppano reti internazionali di convegni, associazioni, attraverso le quali passano anche questo tipo di teorie, e che poi si hanno delle ricadute anche in contesti molto lontani da quelli europei o nordamericani nelle quali sono nate. Però è evidente che il termine race in inglese, il termine rasse in tedesco, risuona e gravita intorno ad una serie anche di presupposti scientifici molto diversi, anche prendendole di per sé, indipendentemente da poi come i singoli studiosi che abbiano inteso rappresentate. È chiaro che il termine razza negli Stati Uniti ha una accentuazione culturale politica molto forte, che nasce quindi da movimenti politici e poi da uno sviluppo dei race studies dentro la galassia dei cultural studies. In questo senso sono d'accordo con Valeria, forse l'influenza sull'Europa e sull'Italia è stata più a livello politico che non scientifico in ambito storiografico, perché se guardiamo la storia del colonialismo italiano, dell'Italia postcoloniale, mi sembra che ci sia stata un'acquisizione certamente di input che venivano però anche dalla storia imperiale e quindi anche dall'impero britannico, non necessariamente statunitense, che è stata messa alla prova, diciamo, delle fonti della storia del colonialismo italiano. Mentre negli ambiti, diciamo, degli studi culturali probabilmente lì c'è stato un trasferimento un po' meno critico, diciamo, concetti, approcci elaborati in contesti di nuovo anglo-americani, ma forse soprattutto americani, e che poi appunto sono stati applicati qui. Ed ha costituito un limite, sono d'accordo con Valeria, nel senso che ovviamente magari appunto avevano una capacità euristica in quei contesti, rischiano appunto di oscurare poi appunto invece delle differenze, delle specificità che invece credo che siano proprio il terreno più interessante, cioè capire come appunto si spostano le classificazioni, in che termini sono diciamo così dotate di un'inerzia, di una pervasività che impedisce quasi, no, la mobilità, no, di queste opposizioni bianco-nero, e invece quanto entrino dentro ad un discorso sui popoli, appunto sulle nazioni, su che poi sono oggetto di maggiore, più elastica, diciamo così, concettualizzazione. C'è poi il tema forte dell'auto-identificazione, cioè del rivendicare l'essere, diciamo, parte e componente della razza nera in termini politicamente appunto oppositivi rispetto al razzismo, ecco, non negare che esista, perché esiste come costruzione culturale, come, diciamo, poi di fatto principio che opera nella società
discriminando, opprimendo e via dicendo. E quindi diciamo che da una fase dove l'obiettivo di chi studiava queste cose per criticare il razzismo era quello di destituire, decostruire, no? La razza proprio come concetto, come principio, punto di classificazione, alla ripresa invece polemica per dire sì, è chiaro che non esistono in quanto appunto essenze, no, le razze, però esiste il razzismo e la razza in quanto, diciamo, appunto dispositivo di oppressione. E questo mi sembra che in altri contesti fuori dagli Stati Uniti, forse il mondo magari afro-caribico, britannico, forse però meno, diciamo, in un contesto come quello italiano, ha fatto presa questo tipo di rivendicazione di uso, diciamo, polemico del concetto da parte di coloro che sono poi oggetto di e dopo anche perché poi, voglio dire, lo ricordavi tu, insomma, la profilazione razziale poi diciamo, con gli intenti più svariati, appunto, è un dato di fatto che è più evidente, forte e ricorrente negli Stati Uniti che altrove, insomma. Grazie Paolo, abbiamo un altro giro di domande, di interventi. Se non sbaglio l'ordine Vinza Fiorino, che dovrebbe già avere la possibilità di parola, Agostino Giovagnoli, e in seguito abbiamo anche una chat, che è una domanda in chat che leggerò poi io. Prego Vinza. Sì, grazie, e anche questa volta non riesco ad attivare il video, ma ci sono. Colpa mia. Come? È colpa mia, ecco. Adesso. Ah, eccoti. È sempre colpa tua, Federico. È sempre colpa mia, sì, a quanto pare. Eccomi. Io mi vedo, quindi forse anche voi. Ti vediamo. Eccoci, allora, grazie. Dunque, non volevo tornare ancora un momento su questo problema della distinzione tra razza e razzismo, perché mi sembra cruciale, metodologicamente importante, e ritengo che sia analiticamente utile distinguere. Tuttavia, ho una perplessità che vi giro, ossia quella che da una parte non ci sia un concetto scientifico sulla razza troppo rigido da un lato, e dall'altra invece un razzismo che non si nutre necessariamente della scienza, dei risultati scientifici, che invece si nutre di luoghi comuni, di elementi culturali. Cosa voglio dire? Che se noi analizziamo capitoli importanti dei razzisti, dei teorici del razzismo, mi riferisco al periodo d'oro, come veniva giustamente ricordato, quindi il positivismo, e non è che lì c'è una grandissima certezza su cosa siano le razze. C'è ovviamente una robusta concettualizzazione della categoria, ma c'è anche un'idea che attraverso l'educazione, la moralizzazione, il tempo che passa, insomma, la questione sia articolata. Quindi non c'è da una parte, come dire, un nucleo astorico e rigido, come dire, biecamente biologista. C'è al tempo stesso una, diciamo così, una serie di nuance, mettiamola così. E dall'altra parte, questa è una questione complessissima che cito, ma non vi chiedo perché credo che veramente sia complessa, cioè il formarsi della scienza non viene dalla luna, parte da dare anche una credibilità scientifica a una serie di luoghi comuni diffusi. Quindi, come dire, il mio discorso è appunto di non prendere troppo sul serio la concettualizzazione, o in maniera troppo rigida, la concettualizzazione scientifica che sono state fatte nel tempo sulla categoria di razza. E dall'altra parte, un po' lo stesso discorso vale sul razzismo, diciamo, diffuso, dicevate appunto senza razza, nel senso che è possibile, cioè noi ci troviamo dinanzi a, non faccio esempi perché sono molto noti, a una serie di produzioni, di pratiche, di discorsi razzisti che inconsapevolmente fanno riferimento alla cultura scientifica sulla razza, e qui misura, altro elemento di complessità, la forza
del discorso scientifico sulla razza, che alcune volte in alcuni contesti è andata oltre la capacità stessa che ha di, come dire, di stare nel recinto, nel perimetro del discorso scientifico. L'altra questione, in parte legata a questo, ne faceva riferimento Paolo ora, è che lui diceva giustamente non dobbiamo soltanto studiare il razzismo come storia delle idee. Qui però faccio, faccio un attimo, proprio un secondo, un riferimento, una mia esperienza di ricerca, perché in alcuni casi è proprio difficile come dire, verificare una corrispondenza, una conseguenzialità tra un discorso teorico organizzato e una pratica di oppressione, di separazione. Come molti di voi sanno, mi sono tanto occupato di storia della psichiatria, c'è una psichiatria, possiamo così dire, razzista, cioè organizzata per razze. E poi vediamo che la corrispondenza tra la teorizzazione e le pratiche di segregazione sono approssimate. Pur tuttavia quelle concettualizzazioni, quelle teorizzazioni sono state utili per, ancora una volta, definire parametri di inferiorità. Vi ringrazio. Grazie a te, Vinzia. Allora, cosa è successo? Pronto? Mi è scomparso un attimo il tutto. Mi sentite? Sì, ti sento. Ok, no, per un attimo mi è scomparso il video. Dicevo, grazie Vinzia. E ora do la parola ad Agostino Giovagnoli per il suo intervento. Agostino? No, forse non sembra più collegato. No, forse. Per un attimo è tornato l'audio, poi è scomparso di Agostino. Così mi sentite? Sì, prego. Ecco, non so se sono visibile, ma no, forse lo diventerò. Stavolta hai la possibilità, se vuoi attivare il video puoi. Vabbè, e comunque... vabbè, io anzitutto ringrazio di questa occasione perché mi pare che questa iniziativa sia molto interessante. Ringrazio gli organizzatori, cioè il direttivo Sisco, e naturalmente i relatori che ci hanno introdotto. Io vorrei tornare sul problema, razzismo non teorizzato e razzismo senza razza. Ecco, secondo me non è esattamente la stessa cosa. Diciamo, questo razzismo senza razza, questo razzismo diffuso, questo razzismo sfuggente, ecco, qui c'è un problema che è un problema, secondo me, di categorie storiografiche molto importanti, perché effettivamente c'è tutto un... qualche cosa che rischia fortemente di sfuggire all'analisi, nel senso cioè che poi in definitiva, se noi restiamo dentro il razzismo classico, diciamo biologico, questo ci impedisce poi di riconoscere l'esistenza di un razzismo che non è un razzismo, diciamo, senza razze. Ovviamente ritorno a chiarimento basilare: quando parliamo di razze, io qui non vedo più niente, non vedo più nessuno. Quando parliamo di razze... Ti sentiamo, sì. Ho perso tutto lo schermo. Dico, quando parliamo di razze, come diceva prima Valeria, parliamo di concetti, no? Quindi è chiaro che il razzismo è una realtà storica, le razze non lo sono, se non in quanto concetti. Allora, i concetti biologici sono... costruzioni ovviamente che hanno una pretesa pseudoscientifica, ovviamente, cioè non sono scientifici ma hanno pseudoscientifica. Dopodiché però esistono altri concetti di razza che non fanno riferimento alle costruzioni pseudoscientifiche del razzismo biologico. Penso a un libro che ormai è piuttosto vecchiotto, ma secondo me, per me è stato illuminante, che è quello scritto da Balibar e Wallerstein nel 1991, i quali hanno messo a fuoco il razzismo culturale.
cioè hanno detto esiste un razzismo che identifica, agisce nei confronti delle culture appunto come razzismo. E nel senso che ovviamente le differenze culturali esistono, sono realtà storica, questo è evidente, ma c'è un certo uso delle differenze culturali che è squisitamente razzista, che si basa su una essenzializzazione delle culture e quindi una, come dire, astoricizzazione poi ovviamente delle culture e poi degli esseri umani che ovviamente sono portatori di culture, culture anch'esse in quanto tali non esistono, ma esistono ovviamente gli esseri umani che sono portatori di diverse culture e soprattutto di culture miste in realtà, ma non voglio complicare troppo il discorso, cioè a me sembra molto interessante questa prospettiva che loro hanno, come dire, qualche modo messo a fuoco ormai, appunto, ripeto, molti anni fa, perché oggi io credo che molte persone pensano di non essere razziste semplicemente perché fanno riferimento al modello biologico pseudoscientifico e probabilmente da quel punto di vista il razzismo oggi è molto ridotto, almeno in certi ambienti, perché si ritiene che non sia accettabile, c'è anche uno stigma sociale, tra l'altro, nei confronti del razzismo in senso biologico. Però se noi prendiamo, diciamo, determinati atteggiamenti, prendiamo la comunità musulmana, per fare un esempio, è chiaro che qui c'è un elemento culturale, religioso, forse, ma in realtà, poi, insomma, qui poi entriamo dentro i dettagli, ma insomma, diciamo, culturale in senso generico, nei cui confronti si esprime si esprimono delle dinamiche che sono squisitamente razziste e che si sentono giustificate sulla base della differenza, e qui c'è tutta l'ambiguità della parola differenza, perché c'è un uso razzista della parola differenza e delle differenze, ecco, secondo, ecco, e sotto, io ovviamente il discorso sarebbe molto lungo e lo chiudo qui. Dico semplicemente che questa a me sembra una sfida importante anche dal punto di vista storiografico, perché è necessario avere degli strumenti chiari con cui evidenziare un razzismo che non è senza razze, perché le razze, cioè i concetti, hanno assunto una forma diversa, culture, civiltà, come vogliamo chiamarli, ma è evidentemente anche lì presente un meccanismo, i due meccanismi fondamentali che sono quelli dell'esclusione e della discriminazione. Grazie, mi fermo qua. Grazie a te Agostino. Leggo al volo la domanda scritta in chat da Francesco Casales. Perché nonostante l'incremento considerevole degli studi sul razzismo italiano permane un sostanziale disinteresse per il fenomeno degli antirazzismi? Sia a livello di pratiche che a livello di teorie e sapere, l'antirazzismo rappresenta infatti un probabile obiettivo polemico dei teorici del razzismo, a livello dei saperi scientifici, giuridici, eccetera, nonché un utile strumento attraverso cui guardare le segmentazioni e contraddizioni del razzismo diffuso all'interno delle società del passato e del presente. Perché dunque è così scarso disinteresse? È per una questione cronologica? O secondo voi ci sono ragioni più profonde? Darei di nuovo la parola a Paolo e Valeria per la chiusura questo nostro incontro. Sì, forse c'era un'altra anche domanda, mi sembrava adesso in chat. Scusate, prima parola. Voleva Edoardo. Ah, ok, sì. Edoardo Barsotti voleva suggerire un fatto, ovvero un concetto di razza come gruppo biologico non nasce necessariamente con il razzialismo fisiologico naturalista settecentesco. Del resto, le stirpi bibliche o mitiche sono, come comunità di sangue e cultura, sono delle vere e proprie razze. Allora, ma io non ho molto da aggiungere, nel senso che anche i contributi che hanno dato i colleghi, appunto, mi trovano sostanzialmente d'accordo. Ecco, tornerei, forse magari preciserei meglio il discorso che avevo fatto all'inizio. È d'accordo con Giovagnoli, sì, forse anche per capirci meglio sarebbe meglio dire razzismo senza teorie razziali, diciamo, e quindi vado poi anche rispetto su questo l'intervento di Vinzia, con il quale concordo, cioè per questo io credo che i metodi della storia culturale siano utili e importanti per lo studio della razza, del razzismo,
perché ci troviamo a confrontarci con una molteplicità, appunto, di testi, di linguaggi, di fonti. Si va dalla storia della scienza, delle teorie scientifiche, della razza, ai saperi giuridici, ai pregiudizi popolari, talvolta molto risalenti, anche l'ultima domanda in chat che pone anche una questione sulla quale non mi sono soffermato, ma che è stata oggetto e che è oggetto di, che è quella della periodizzazione. No? Poi noi, parlando di temporanea, diciamo che siamo completamente dentro, diciamo, a questa questione della razza e del razzismo. Per gli storici d'età moderna, ovviamente, è aperto invece un dibattito, cioè quando è che l'intolleranza religiosa diventa razzismo, se ci sono dei passaggi, qual è il ruolo delle scienze, diciamo, settecentesche e poi ottocentesche nel creare lo spazio concettuale perché siano proprio pensabili le razze e via dicendo. No. Ma credo che appunto agganciarci troppo, no? Alla storia delle idee scientifiche, peraltro importantissima, concordo, nel senso che c'è nell'Ottocento, nel Novecento, nella prima parte del Novecento, l'idea che le razze esistano ed è sostenuta da autorevoli studiosi che parlano appunto come del sapere appunto universitario in un'epoca in cui ha un rilievo proprio politico statale anche maggiore di quello che sia nella nostra epoca, e quindi c'è questo livello che va indagato. Ma poi ci sono una serie appunto pregiudizi che noi possiamo indagare, rintracciare, leggendo fonti molto eterogenee dal punto di vista di chi le ha prodotte, appunto, che non sono scienziati, ma sono appunto idee che circolano, stampa, diciamo, popolare, tutta la cultura visuale, da questo punto di vista, molti dei contributi in questo ambito sono studi visuali. Pensate alla questione degli zoo umani, insomma, che sono stati anche studiati da alcuni nostri appunto nel fine Ottocento e primi Novecento, e questi, diciamo, depositano uno dei repertori, diciamo, sulle quali ci si forma le idee dell'altro, sull'altro, appunto, sull'alterità, no? Che sfuggono ad un'analisi, appunto, in termini scientifici. Il riferimento che facevo prima era che negli ultimi 10-15 anni, mi sembra ormai di no, ma se andiamo indietro di una ventina d'anni, alcune storie del razzismo, della razza, si concentravano essenzialmente, no, sui dibattiti scientifici tra fine 800 e inizio 900, che avevano poi portato sotto vari, poi, diciamo così, cornici epistemologiche ad una definizione della razza e poi come si sia usciti da lì. No? Quello lo sappiamo anche già abbastanza, che è stato abbastanza studiato. Ecco, quello che rimane ancora un campo, secondo me, molto aperto, invece, è proprio quello di cercare la circolazione di stereotipi, pregiudizi con gli strumenti, appunto, della storia culturale, e di indagare contesti diversi. No? C'è un volume che è di grande interesse, appunto, sulla la razza, diciamo, nel mondo musulmano dell'Africa occidentale, attraverso fonti arabe, appunto, perché poi, come vi dicevo prima, la genesi di questi studi è appunto intorno alla questione del razzismo negli Stati Uniti, del razzismo coloniale, quindi anche con una serie di fonti, di testi e di lingue, che è interessante appunto cercare di capire come vengono anche tradotte, recepite, trasformate nella circolazione globale che hanno. La domanda che faceva invece, su questo chiudo, Francesco Casales, non lo so, me lo sono chiesto anch'io, come mai, forse un po' questa logica binaria così fissa, no?
Cioè, come mai l'antirazzismo poi non è stato, insomma, indagato fino in fondo? Io credo sì che questo sia un ambito sul quale sviluppare ricerche interessanti. Questo discorso sulla razza, questo discorso razzista, ha sempre avuto qualcuno che lo contestava, no? E credo che sia importante ricostruire come lo ha fatto, che peso ha avuto, che tipo di presenza l'antirazzismo nella società, far capire appunto che non uscire appunto da questa logica un po' fissa, un po' binaria e oppositiva, che invece è sempre stato un po' un campo di battaglia semiotico, diciamo, ecco, questo credo che sarebbe di sicuro interesse. Sì, anch'io aggiungo veramente pochissimo, a parte ciò che ha appena scritto Matteo Caponi in risposta a Francesco Casales, cioè che il tema dell'antirazzismo, per quanto riguarda quantomeno l'Italia, è stato affrontato da un recente convegno, è in fase di formazione anche un centro, un gruppo, insomma, di studio proprio su questo tema, perché è vero, la leggo, Matteo Caponi che risponde che nel 2019 presso la Fondazione Luigi Firpo si è tenuto il convegno contro il razzismo per una storia dell'antirazzismo nell'Italia repubblicana, e su questo tema appunto e diciamo che questo convegno è stato l'inizio di un ragionamento collettivo, perché effettivamente, ma qualche anno fa c'era stato un convegno su visualità e antirazzismo proposto dal gruppo di ricerca Intergrace, per dire che è vero che gli studi sui razzismi nell'Italia contemporanea hanno poi fatto emergere questa esigenza di ragionare anche su l'opposizione a questi processi di esclusione, a queste strutture di potere. Laddove c'è una struttura di potere, c'è l'opposizione, è chiaramente anche questa è utile che sia oggetto di studio. Sul perché ci sia arrivati tardi, io non lo so. La mia teoria, cioè la mia idea, che non è una teoria, proprio una riflessione a caldo rispetto alla domanda di Francesco Casales, è che semplicemente già sono arrivati tardi gli studi sul razzismo nell'Italia repubblicana, le domande emergono a un certo punto quando il dibattito diventa un po' più vivace, probabilmente si tratta di un ritardo un po' legato, un po' conseguente ad altri ritardi degli studi. Ringrazio Agostino Giovagnoli per il suo intervento sul razzismo culturale, me l'ero appuntato e poi nel caos del mio intervento me lo son dimenticato, ma è certamente un punto centrale. Sono d'accordo con quello che ha detto Paolo Capuzzo, forse è molto sbrigativa, forse più a effetto, ma si perde qualcosa nella definizione razzismo senza razza, razzismo senza teorie razziste. E quello che noi vediamo nelle società contemporanee è appunto che non si... Sono poche le persone che rivendicano l'esistenza di categorie biologiche, ma è molto più diffusa l'atteggiamento finalizzato che va a finire nella naturalizzazione delle culture e quindi delle cosiddette differenze culturali, che diventano allora a volta degli strumenti, dei dispositivi, dei marcatori di differenza in maniera appunto essenzialista. Sulla domanda di Vincenzo Fiorino, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Paolo Capuzzo. Io ritengo che gli studi su, anche secondo me, gli studi su le teorie scientifiche sulla razza,
che sono ancora abbastanza vivaci, non devono essere letti come poi la creazione di categorie definite, perché non lo sono mai, non lo sono neanche durante il fascismo, neanche quando poi diventano punti di riferimento costruirci, per codificarle e renderle leggi. Ovviamente questa è una questione più generale, laddove a parlare di razze e dell'esistenza delle razze sono scienziati, è molto facile che diventino poi delle teorie che magari sono dibattute nella comunità scientifica, non completamente definite, vengano utilizzate, poi messe in pratica, oppure semplificate, anche in questo caso essenzializzate, nel momento in cui circolano in contesti non scientifici. Quindi secondo me sono molto d'accordo sul fatto che sia fondamentale ragionare su più livelli, su anche mettendo a fuoco le connessioni o gli scarti tra i vari livelli, quindi utilizzare anche diverse fonti. Io finirei qua. E allora direi che possiamo concludere questo nostro incontro allo scoccare esattamente delle 2 ore. Di nuovo ringrazio Paolo Capuzzo e Valeria De Plano per volersi essere uniti a noi. E a nome di tutto il comitato scientifico, Giovanni Orsino, Mario Del Pero, Antonella Salomoni, vi do appuntamento al nostro prossimo incontro di Parole della Storia, che sarà il 23 di aprile e durante il quale si discuterà di Nazione. Grazie di nuovo, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.